Ciao ragazze, allora questo video mi è stato richiesto da Bamboline 90, che sono delle ragazze che hanno un canale molto carino qui su YouTube. Sono varie ragazze che si alternano e che fanno video haul e review veramente molto carine, sono molto simpatiche, che mi hanno chiesto di far vedere loro, di mostrare loro come applico il fondotinta compatto cremoso della Avène, che è questo qui. Perché appunto nel video della collaborazione sul fondotinta ho fatto vedere questo fondotinta e ho chiesto se volevano sapere come lo applico. E quindi loro mi hanno chiesto se potevo mostrarglielo e quindi lo farò. E allora, premetto che tutti i metodi di applicazione di questo fondotinta e tutti i consigli che vi darò sono frutto di un video di Lolla, Miss Strawberry Fields, che io ho visto tempo fa, lei ha caricato qualche mese fa. E su appunto come lei applica il fondotinta Couvrance, che è lo stesso di questo. Questo non è Couvrance, ma comunque la formulazione è la stessa. E appunto bagnando la spugnetta e bagnando il viso con questa, che è la Neve Fissante della Neve Makeup, è un fissante trucco. E quindi tutti i consigli che vi darò io saranno appunto frutto del suo video. Quindi io vi faccio vedere come io applico questo fondotinta e anche se io in realtà non uso questo fondotinta quotidianamente, specialmente d'estate, ma lo uso più che altro d'inverno quando ho molte imperfezioni, perché se voglio avere appunto una copertura maggiore. Allora, prima di applicare il fondotinta però applico un po' di correttore sulle varie imperfezioni, perché al momento sono piena di brufoletti e di bollicine sottopelle. Quindi vedete qua sulla fronte, qui anche qua, e quindi applico un po' di correttore. Ho trovato un ottimo metodo che è quello di utilizzare. Io utilizzo l'Hide the Blemish della Rimmel, che è un correttore in crema, utilizzando questo pennellino, che è un pennellino molto 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 piccolo, vedete, più piccolo di un'unghia, minuscolo, che era il pennellino da eyeliner della Essence, o ce l'hai di Essence, che vi davano con l'eyeliner in gel che è uscito con la collezione Danny Want tempo fa. Io per applicare il correttore su brufoletti adoro questo qui perché è molto molto preciso e mi aiuta a stendere il correttore soltanto sui brufoletti. Quindi prendo un po' di correttore direttamente dallo stick e lo applico sul singolo brufoletto, o appunto sulle macchiettine. Adesso l'impettinatura è piuttosto ridicola, ho messo il cerchietto per tenere la frangia all'indietro. Lo applico anche sulle varie bollicine, sul naso, anche se ne applico veramente pochissimo, cioè cerco di non fare un effetto mascherone, specialmente quando non uso il fondotinta, non uso neanche il correttore perché altrimenti si vedrebbe lo stacco. E poi con l'anulare, molto molto leggermente, vado a sfumare questo correttore, che diciamo che così perde un po' di coprenza, ma di certo non posso rimanere con le macchiette chiare. Ok, non applico il correttore sulle occhiaie perché durante l'estate preferisco lasciarle respirare, già sono abbastanza disastrose. Poi, una volta applicato il correttore sul mento e sulle varie imperfezioni, prendo la mia nebbia fissante e la vaporizzo, insomma, sul viso. Tanto è un fissante, quindi non mi rovinerà il trucco. La faccio asciugare, ma neanche tantissimo, insomma. Qua ho fatto un po' di... In genere non tampono mai, però adesso devo farla asciugare più in fretta. Quindi la faccio asciugare un po'. E poi prendo la mia spugnetta. Allora, non l'ho bagnata con l'acqua, ma la bagno con la neve fissante. Ci spruzzo appunto la neve fissante sopra. Varie spruzzate in modo che sia completamente umida, non bagnata, ma proprio umida, cioè che scivoli molto facilmente sopra il viso. Poi prendo un po' di fondotinta, schiaccio praticamente la spugnetta sopra il fondotinta. Adesso sembra che ne abbia preso veramente tantissimissimo, ma in realtà non è proprio così.
faccio distribuire bene il fondotinta sulla spugnetta, poi tampono sui 5 punti del viso la mia spugnettina, la ribagno con la nebbia fissante in modo da farla scorrere ancora meglio e vado a stendere questo fondotinta. Adesso io con questo fondotinta, anche con questo metodo, sembro una maschera perché ho la pelle molto chiara ma con le guance molto rosse, quindi se io vado ad applicare questo fondotinta per omogenizzare l'incarnato si vede tantissimo che ho messo fondotinta. Anche purtroppo anche con questo metodo, anche perché ho i pori molto in evidenza e quindi tutti i fondotinta, se non hanno una formulazione che camuffa i pori, mi fanno sembrare una maschera di cera. Però anche la sensazione, di bagno la spugnetta, anche la sensazione della nebbia fissante comunque è molto gradevole. E poi la spugnetta, essendo bagnata, è molto meno assorbente e quindi raccoglie meno fondotinta. Non ho tagliato il video perché volevo proprio farvi vedere tutta l'applicazione. Ok, quindi questo è il risultato. Purtroppo non ho messo l'HD. Comunque, ha portato via un po' il correttore, la spugnetta, quindi volendo posso andare a ripassarlo con il pennellino. Volendo, invece di prendere il correttore, prendo un po' di fondotinta con il pennellino, che adesso col caldo è tutto squagliato. Quindi prendo un po' di fondotinta con il pennellino e lo vado a picchiettare giusto sui singoli brufoletti e poi lo vado a stendere col dito. Infatti io spesso e volentieri uso questo fondotinta come correttore quando ho molte occhiaie o molti brufoli. Adesso lo uso anche sulle occhiaie, per esempio. Però appunto per me è un effetto molto molto mascherone. Anche perché io non sopporto la sensazione del fondotinta addosso e questo fondotinta comunque si sente abbastanza anche in inverno. Quindi questo è il metodo che io utilizzo per applicare questo fondotinta. Un altro consiglio che vi posso dare, sempre appreso da Lolla, qui lasciate asciugare la spugnetta fuori dal fondotinta perché altrimenti la spugnetta prende puzza asciugandosi al chiuso. Quindi questo è l'effetto finale, io spero vi sia interessato questo video, vi sia piaciuto e sicuramente non è un effetto super naturale, ecco perché anche il fondotinta comunque è compatto, quindi non dà un effetto naturale, però devo dire che la copertura è veramente stupefacente. D'inverno sicuramente inizierò ad utilizzare questo fondotinta per coprire bene i rossori e opacizzare bene tutto il viso. Ovviamente volendo potete applicare una spugnetta, cioè una spugnetta, potete applicare una cipria. Io per esempio ultimamente sto usando la cipria Shimmer della Dior, ma appena arriverà l'inverno comprerò la cipria opaca. Quindi volendo prendete un po' di cipria sulla vostra spugnettina oppure sul vostro pennello, ma io preferisco la spugnetta ultimamente, non so perché. E vado a picchiettare la cipria su tutto il viso. Ho fatto cadere anche la spugnetta. Comunque vedete che l'effetto è abbastanza naturale, anche se per me non lo è abbastanza. Ok, quindi questo è l'effetto finale anche con la cipria. Io spero questo video vi possa interessare. L'effetto comunque devo dire che mi piace anche molto, però per l'estate è troppo pesante a mio avviso, però questo video mi era stato richiesto e quindi ho accolto la richiesta. Quindi se avete altre richieste su altre applicazioni di altri dei fondotinta che vi ho mostrato nel video della collaborazione, non esitate, lasciatemi un commento qua sotto per qualsiasi ovviamente richiesta, lasciatemi un commentino qua sotto. Io spero questo video vi possa interessare, vi ricordo che trovate il tutorial di questo trucco e sul mio canale l'ho appena caricato il video sulla collaborazione, sempre il tutorial sull'estate. Io spero vi piaccia questo video,
fatemi sapere se avete altre domande relative a questo fondotinta. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao!